terza volta il suo titolo, questa volta dall'assalto dell'argentino José Humberto Lagos. Castiglione non combatte dallo scorso 8 novembre, quando superò il sudafricano Mnisi, e proprio l'inattività potrebbe creare qualche problema in più al campione di San Severo, che potrà comunque sfruttare ancora una volta il sostegno dei propri concittadini. Inno argentino intanto in onore di Humberto Lagos. Qualcosa in fatto di altezza, infatti lui non è che sia tanto alto, anzi
stasera ha un guardiatesta puro davanti, pugile molto esperto, che anche riesce a mettere un bel sinistro. Sì, anche se non ha mai varcato i confini nazionali, ma sta dimostrando di a volte avere... Però sono quei pugili che, di quali non si conosce molto, e infatti quello è il problema, perché che a volte trovi dei campioncini sconosciuti. Di sicuro Lagos non è uno sprovveduto, da come già si è presentato sul ring, ecco, da come si vede è un pugile da grandissima esperienza, molto ben impostato. Bravo Castiglione, che fortunatamente riesce a mettere un destro. Sì, ma da prima a vuoto l'avversario, poi riesce a rientrare. Nella giuria, occorre dire, vi è la moglie dell'arbitro, Brian Gary, la signora Phil Gary. Questa è una novità assoluta, credo. Credo proprio di sì, arbitro e giudice, marito e moglie. Sì. Ahi, sono toccati con la testa, sì. È un momento pericoloso. È tutto involontario, peraltro. Deve stare attento Castiglione, in questi ultimi tempi ha mostrato una certa fragilità, attenzione. Interviene subito l'arbitro. Origini irlandesi per l'arbitro dell'incontro, termina la prima ripresa, una ripresa che non ha detto assolutamente nulla, mi pare, non è vero? Esattamente, ci sono stati dei colpi che sono arrivati a segno, ma da entrambi le parti, devo dire colpi comunque non molto potenti. Il pericolo che ho visto così latente potrebbe essere uno scontro con la testa, e ci sono riusciti anche a toccarsi, per fortuna senza ferite. E il pugile argentino, molto più magro, più sottile, un po' più alto, con le braccia più lunghe, in guardia destra, e con quel destro pungente che a volte è arrivato, anche se non pericolosamente, ma è arrivato a segno. Certo, la statura molto più bassa di Luigi Castiglione dovrà fargli fare un lavoro superiore all'avversario per tenerlo a bada. Come sempre, peraltro. Intanto stavo guardando il record di Lagos, in effetti lui ha incontrato tutti sudamericani. Vedo il cognome, non c'è un americano, statunitense, niente, tutti sudamericani. Quindi non abbiamo una misura per confrontare con i pugili del Nord America. Il problema è che in Sud America ci metterà anche in Messico, attenzione. Colpo di Lagos. Pericoloso. A vuoto. Di scontrarsi con la testa. Sì, a vuoto Castiglione. Attenzione, non riesce ancora a trovare misura nei colpi il nostro pugile. Ma perché il destro diretto del sudamericano riesce a fare la misura di quella che dovrà Luigi Castiglione rompere. Attenzione, a sinistra il destro. Lui nell'azione precedente ha assorbito il sinistro dell'avversario, però l'ho messo in preventivo per riuscire a portare il destro, più pesante peraltro che non il sinistro dell'avversario stesso. Bravo Luigi, due sinistri consecutivi. Attenzione, inciampa sul piede di Lagos. Sì, perché il fatto di essere il guardia destro con le gambe più lunghe, perché si vede la differenza proprio della statura tra i due. Hanno i piedi molto vicini, perché Castiglione mette avanti il sinistro, Lagos il destro, eccoli, spesso si pestano. Ecco, ancora il piede destro di Lagos sul piede sinistro di Castiglione, la blocca. Beh, non so quanto sia involontaria questa azione. Lo so, però è arrivato a segno un paio di volte il pugile argentino. E anche perché pestando il piede di Castiglione gli impedisce di andare indietro. Se volesse farlo con cattiveria ne avrebbe un giovamento. Certo che l'arbitro, se lo capisse, interverrebbe. Bravo Castiglione intanto. Prima l'ho fatto tre volte consecutive, anche adesso. Adesso sto mettendo un occhio ai piedi, un occhio alla parte alta. È un osso duro, È proverbiale comunque la correttezza del nostro Castiglione. A vuoto, bravo Luigi. Ha saputo rovesciare una situazione poco favorevole con questo gancio in uscita, poi a vuoto col destro. Devo dire
dire che sono troppi colpi che Luigi Castiglione porta a segno. Sì. Per fortuna si è sventito con due colpi, ma molti sono andati a vuoto. Bello trovare, il sinistro ancora. Sì, comincia a trovare la giusta misura. Destro intanto in uscita da parte di Lagos. Corto gancio. Bravo Castiglione. Sono colpi senza potenza che comunque arrivano a segno. Bravissimo. Sono già due volte che riesce a rovesciare situazioni negative con questi colpi che entrano, eh? E comunque siamo lì. Anche in questa, forse sì. Luigi ha messo a segno qualche colpo in più. Però all'inizio della ripresa mi era sembrato che Lagos fosse riuscito a centrare il bersaglio. Non è facile, intanto questa è una bella immagine che Tomassetti ci propone, Michele Piccirillo e famiglia, con la moglie e con la bimba piccolina, di pochi mesi, mentre ecco lì, questa è la più grande, eccolo qui, dice, neocampione mondiale dei pesi welter, occorre dirlo, dopo la bella vittoria su Alessandro Duran. È una bella immagine di un pugile campione del mondo con la sua famiglia in felicità e in serenità. Intanto ecco, abbiamo un'immagine rallentata in sinistro, ecco quello che dicevo prima, il sinistro di Lagos, ma Castiglione che è rientrato con un destro più pesante. È riuscito a mettere a segno qualche colpo, però ciò significa che nel proseguio probabilmente avremo l'opportunità di vederlo molto ancora spesso ripetere. Occorre anche mettere in preventivo, no, dei colpi da subire proprio per poi mettere a segni propri. E siamo alla terza ripresa. Destro di Castiglione. È stato subito. Sì, subito risposta. Ha risposto l'argentino. Ah, attenzione alla testa. È stato a vuoto Castiglione sullo slancio, si è toccato con la fronte. L'argentino è molto mobile anche sulle spalle perché riesce a riuscire a piegarsi e a muoversi fuori dall'azione dei colpi di Luigi Castiglione. Subito un brutto cliente questo qui. Mi ha schivato questo colpo. Sì, non è facile, certamente. Molto attento il nostro pugile, bravo ancora. Sì, fortunatamente riesce a toccare spesso il volto del pugile argentino. In tutti i casi ha una certa varietà di colpi Castiglione, riesce a dare i ganci diretti, molto veloce con le braccia. Questo è l'arbitro, attenzione, Ha cercato il bersaglio grosso, pugile Mendosino, perché è di Mendoza. Ah, Mendoza, sì. Sei più di casa, pugile. Sì, abbastanza. Bella serie di Castiglione bloccato poi dalle braccia dell'avversario, che esce dalla fase ravvicinata con un bel gancio sinistro, poi diretto di Castiglione. Sì. Sì. Ancora Castiglione. Vedo una cosa, che Lagos non si scompone sui colpi anche quando arrivano abbastanza precisi di Castiglione. Deve essere un buon incassatore e comunque non pauroso. Bravo Luigi. Casi nella sua carriera ha tre sconfitte solamente Lagos, nessuna prima del limite. Bravo Castiglione ancora. Sono ben 23 combattimenti. Sì. Castiglione ha quella unica sconfitta in due anni fa, bravo Luigi. Dicevo, quando due anni fa dentro in vano, conquista il titolo mondiale di Mosca, San Marco d'Aquino, l'8 agosto. Destro di primo acchito da parte di Lagos. Quale risponde con un altro destro. Ha cambiato guarda un attimo Castiglione, ha portato davanti il destro. Sì, giusto così. Era un gioco. Però troppe volte va a vuoto, o meglio, riesce a schivare Lagos i colpi di attacco di Castiglione. Ancora una ripresa in parità, direi, ma sì, la preferenza. No, non mi piace Lagos, nel senso dal punto di vista certamente nostro. Sì, Lagos devo dire che lo vedo molto sereno, tranquillo e che riesce ad evitare i colpi di Castiglione
che troppo spesso va a vuoto. Sì, tanti colpi a vuoto da parte di Luigi. Vediamo se possiamo sentire all'angolo. Riesce a mettere su quel gancio diritto il diretto destro, il diretto, ti si casca in bocca.
sottofondo sentite la signorina Piccinillo, piccolina, che ha un po' di problemi a dormire, certo, con la confusione che c'è qui dentro. Bravo il destro, il Castiglione, sì. Troppo da lontano il partito Castiglione. Occorre dire che il palazzo dello sport qui di San Severo è quasi completamente pieno. Dalla volta a Castiglione in maniera abbastanza potente, attenzione con la testa, poi nella fase distanza ravvicinata riesce a colpire, sia pur senza la dovuta precisione e potenza. Qualche difficoltà per Castiglione ad arrivare dentro la guardia del pugile. Anche perché ha già dimostrato Lagos di non sprecare un colpo. Un po' segnato in viso Luigi. Testa, attenzione di Lagos. Bello il destro di Castiglione. Fatto ben sperare nel corso della quarta ripresa, questo destro lanciato dopo il sinistro. Ecco, sinistro, un bel gancio grosso, al sì. Bersaglio, quella è la posizione del fegato che sì, si è colpito con precisione, poi fa effetti ritardati, nefasti. Grande attività di Castiglione intanto, mentre però la guardia di Lagos è attenta. Eh sì. A non far filtrare i colpi di Castiglione, che riesce a colpire il bersaglio grosso con un destro e poi viene. E comunque è lì il nostro piccolo gladiatore, testata, prima un pugno, ancora una testata, ancora Brian Gary, mentre ci avviamo alla fine della ripresa, che Castiglione si potrebbe giudicare se non accade nulla in questi ultimissimi secondi. Così è, beh sì, questa ripresa dal nostro punto di vista, che non è quello ufficiale, sì, del giudice. Beh, l'ha fatta lui la ripresa in tutti i casi, È stato lui che si è mosso di più ed ha colpito non tantissimo, però proviamo a sentire di nuovo l'angolo di Castiglione. Vediamo. Devo provare quel montante adesso, non provare da vicino. C'è un rumore terribile. Cambia, scrive di me la sorella. Non è che a lui. Non pensare, pensare a esserla. R gol, dove cambia la settore? Qua non mettere colpi. Aspetta. Respira. Fuori secondi, secondo. In campo, cambia. Ha capito o no? Mobile, non sì. Abbassare il manico, non abbassare il braccio. Consiglio morale. Abbiamo avuto un po' di rumori eccessivi che sono entrati nel microfono dell'angolo. E comincia la sesta ripresa. Destro di Lagos in apertura, jab spinto, poi avanza Castiglione, Lagos lo attira a sé. Sì, comunque un incontro fino a questo momento dove non si è vista assolutamente la minima scorrettezza. I colpi larghi di Castiglione trovano una grande difficoltà ad arrivare al bersaglio, le braccia alte sempre di Lagos glielo impedisce, e poi soprattutto braccia che sono discretamente più lunghe. Longilineo Lagos, il destro di Castiglione che non riesce ad arrivare, o meglio arriva ma viene bloccato dai gomiti di Lagos. Sinistro bellissimi di Lagos, ancora il
centrale più pimpante Lagos. Ulla, destro di Lagos, questo l'ha sentito Luigi. Questo l'ha sentito, si rifà con un destro sinistro e questo è il cuore di Luigi Castiglione. Una grande volontà, ancora un sinistro di Castiglione, forse non ha sentito il break dell'arbitro. Che non mi è sembrato di grande potenza. Però. Sì, l'ultimo no. Colpi che arrivano a segno di Castiglione, ma che Lagos riesce a controllare buttandosi all'indietro con molta calma. Comunque quando non ragiona Castiglione riesce a colpire con una certa pericolosità, non deve mai perdere la linea pugilistica. La ferita all'arcata sopraccigliare sinistra. Abbiamo parlato in apertura di una certa fragilità messa in mostra in questi ultimi tempi da Castiglione, infatti purtroppo non mi hanno smentito. E di un tipo di combattimento anche di una certa irruenza che porta a dei contatti con la testa. Si appare leggermente in difficoltà fisica Castiglione, sì, in sinistra ancora dall'avversario. E l'ha capito Lagos, per cui... sta incalzando, ha aumentato i giri. Sì. Destro di Castiglione, ottima la reazione, che comunque reagisce da campione qual è, effettivamente incassa ma non fa passo indietro ancora Castiglione, bravo, grande destro di Luigi, ancora il destro, questa volta tocca appena, si scompone un po' e termina colpi la ripresa. Di minore efficacia quelli del nostro pugile. Purtroppo quelli di Lagos quando arrivano si sentono, si vedono. Una ripresa per l'argentino questa, nonostante la bella reazione di Castiglione, ma siamo ancora all'angolo, vediamo un po'. Calmo. Pregherei la regia di abbassare un po' il volume. Ah, perfetto, non ti arrivo qua. Facile, siamo fermi. Chiama il tempo,
rimandato Lagos all'angolo neutro, recupera intanto Luigi. È previsto. Però viene rimesso il paradenti a Castiglione. L'arbitro dice che il recupero va bene così. C'è un'interruzione per un colpo scorretto che, esatto, pur non essendo molto grave. Sì, e poi è involontario, mi pare, per cui l'arbitro ha potuto soltanto far recuperare Castiglione. Grande destro di Castiglione. Un destro che è partito di, senza per alcuno colpo basso, attenzione, oh là là, scorrettissimo. Dopo il break, dopo il break dell'arbitro, ha colpito ancora basso Lagos. Si rialza Castiglione, vediamo, qui deve essere un richiamo, credo. Vediamo che succede. Per l'arbitro Gary c'è il suo da fare, ancora un chiede tempo, sospende il tempo, viene invita i secondi a soccorrere Castiglione. Tempo è sempre sospeso, vediamo. Dovrebbe esserci un richiamo ufficiale, credo, per la. Dovrebbe esserci il richiamo ufficiale, e comunque no, non l'ha fatto. Non l'ha fatto, non ha contato neppure, però. Si scatena Castiglione, forse non doveva far così, perché non vi sono motivi forse per perdere lucidità. Io mi sarei aspettato un richiamo da parte di Gary. Belli due colpi finali del nostro Castiglione. A mio avviso, in America in genere viene conteggiato proprio da parte dell'arbitro nel conteggio finale a un punto il punto a vantaggio del pugile che è stato colpito. Il punto ulteriore? Sì, ulteriore. Se questa ripresa Castiglione la. E infatti, ecco, rivediamo. Ecco, l'arbitro ha dato già il break, c'è quello sinistro. Sì, un sinistro che potrebbe essere stato portato un po' troppo basso. Sia il primo che poi il secondo l'ha portato invece. L'arbitro ha dato delle note ai giudici. Tempo per respirare, ma non si può fermare il match col colpo sotto. Di bordo ring. Quindi non riprendi, respira. Dove spiega? Senza nessun problema. Dai. Senti, no. L'accaduto. Guarda, coperta e tranquilla. Incontro che sta infuocando. Siamo intanto giunti all'ottava ripresa. Che parte per primo e tocca la fronte. Credo che sia fatto difficilissimo. Ancora che si viene a segno su questa striscia. E in tutti i casi il temperamento del pugile di San Severo è straordinario, l'ho dimostrato una volta di più. Ottimo il destro di Castiglione al corpo. Sì, dopo che aveva schivato il sinistro di Lagos, ancora il sinistro. Avanza forse purtroppo con la testa Castiglione, infatti fa un piccolo cenno l'arbitro. Lega Lagos. Attentissimo l'arbitro statunitense. Ha fatto intimidito il pugile argentino, che aspetta a piede fermo gli attacchi di Castiglione, vuoto, anche se sono maggiori gli attacchi di Castiglione. Ha fatto anche Lagos intanto in questa fase, tenta una montante a corpo di Castiglione, riesce solo parzialmente a raggiungere il suo obiettivo. Fase non propriamente lineare del match in questa ottava ripresa. Evidentemente i due pugili hanno
sentito il bisogno dopo le fiammate della precedente ripresa di se non tirare il fiato però di tenere l'acceleratore lieve. Destro intanto è un jab che è un diretto, bravissimo Castiglione, 1-2 sul jab dell'avversario. E poi ha un allungo Lagos che in pratica, come ho detto prima, un diretto. Destro di Lagos, il sinistro dell'argentino, resiste Castiglione e abbassa la piccola scorrettezza da parte di tutti e due. Del combattimento molto critico e difficile, perché i due pugili a questo punto, se non c'è vincitore vinto, dovrebbero dare quello che gli rimane. Beh, da adesso in poi, un po' di orgoglio, capito? Non tiene competenza a farlo venire avanti, Gino. Sentiamo Mazzeo. Che l'iniziativo per tu, l'acqua. Prendono un po' di vino. Dare confidenza, non mi sembra che il passo laterale. Castiglione stia dando confidenza a Lago. L'hai fatto qualche volta. Guardami, come stai? Il suggerimento è di colpirlo mentre lui va avanti. Ok? Oh, convinto che è finita, eh? Intanto avete sentito il maestro Mazzeo invitare a più volte Castiglione a non dare confidenza all'avversario, ma insomma inizia l'ultimo quarto del combattimento, insomma non ho ripresa, e un bel sinistro di Lagos è arrivato a segno. Occorre anche dire una cosa, bello, bravo anche Castiglione, bravissimo, sì. Occorre anche dire che probabilmente Lagos è più abituato a un certo tipo di combattimento cruento, nel senso che in Inghilterra e Sud America c'è un pochino più di animosità che non sui nostri. Questo sì, è certo. Evidentemente più combattimento, più velocità, più battaglia. Tanto è vero che lui si è trovato completamente a suo agio in quelle due riprese, io parlo della sesta e della settima, in cui si è stato anche un po' bravissimo Castiglione, a sinistro. Scambi da vicino. Uscito, sì, ancora a sinistro. Nelle due riprese in cui c'è stato anche un po' di nervosismo, Lago si era completamente a suo agio. Colpi bassi, sì. Via, insomma. Sembra molto più abituato al tipo della lotta dura. Non si è scomposto più di tanto, anche se colpito lui irregolarmente. Sinistro da lontano di Lagos. Lagos usa il suo diretto destro con molta velocità. Sì. Castiglione deve attaccare, giocarsi la ricerca del bersaglio, perché gli riesce molto difficile con quelle braccia lunghe del Lagos che lo tiene a distanza e che gli forma uno sbarramento. Destro intanto di Castiglione che coglie attenzione. Montante destro di Lagos. Ha preso un po' di guantone perché dà anche segno. Dai, Castiglione che cerca in ogni maniera, in ogni modo di portare i suoi colpi contro la difficoltà di una difesa strettissima. In questo momento poi ha anche qualche difficoltà in più, perché Lagos mi pare abbia aumentato questo muovere di braccia, non soltanto in senso longitudinale ma anche orizzontale, per cui è praticamente uno schermo davanti. Lagos che colpisce, mi sembra un po' poi stanco quando, sì, poi quando lega mette la spalla davanti, per cui conosce tutto quanto che si deve conoscere su lega. Soltanto la sua suo grande temperamento e voglia di arrivare a segno gli permette di colpire Lagos, che è beneficiato invece da queste braccia lunghissime. Teme la ripresa
ghigno di sfida di Castiglione sull'avversario, ma non ripresa ininfluente ai fini del punteggio finale, perlomeno a giudicare dalla nostra valutazione. Sì, sono due pugili che sempre valgono moltissimo. Chi più chi meno, voglio dire, la differenza di pugilato dei due non gli darà troppa confidenza, devi solo farle, non devi batterlo, comunque nessuno dei due, devi farle tue, ok? Per fare tu le riprese devi evitare che lui ti mette colpi, tu gliene metti uno, ma uno in più sempre, capito? Non è facile, non è facile, però occorrerebbe far così, occorrerebbe far così. L'arbitro ci faceva segno che il combattimento sta andando bene. Certo. Immagino che volessi dire questo. Sì, perlomeno. Ma in tutti i casi non sta andando male, perché anche contando in maniera molto stretta come noi stiamo facendo, ha comunque un punto abbondante di vantaggio, abbondante dico perché vi è stata una superiorità nella quarta ripresa. E poi soprattutto l'episodio della settima, che occorre vedere sì, come è stato poi valutato. Quanto sarà valutato e che peso potrà avere, però scambio, arriva il segno. Di colpi pesante. Due colpi pesanti di Lago. Sì, contro un sinistro di Castiglione. Castiglione reagisce immediatamente. Invita intanto a non girarsi da parte dell'arbitro. Destro sinistro di Castiglione, a vuoto poi Lagos. Lagos è impostato al centro e attacca. Bravo Luigi, togliersi. Colpendo per linee interne. Castiglione ha bloccato la testa di Lagos, poi ha guardato l'arbitro, quasi a dirgli visto che se mi tengo la testa mi colpisce. Certo, la ferita di Castiglione è stata provocata da un contatto con la testa dell'avversario. Eh sì, ancora Castiglione, il destro bloccato solo parzialmente dal guantone sinistro di Lagos. Ha una difesa strettissima. Sì, e poi muove questi contoni quasi impenetrabile, in maniera frenetica quasi. Pugile argentino. Sì. Vedo la schivata di Castiglione. Ancora Castiglione, bravo, peccato. Castiglione con suo temperamento, tanto temperamento, peccato, purtroppo non riesce. Si è riuscito a colpire, ha fatto due schivate straordinarie. O da perché manuale. Lui va vuoto o perché Lagos riesce a schivare i colpi. Comunque, corto gancio sinistro di Castiglione, poi a segno. Il sinistro, tocca. Il sinistro. Il destro di Castiglione. È passato sotto il sinistro di Lagos, il suo destro, ed è riuscito a colpire con bella potenza. Deve continuare ad attaccare. Ancora? Il nostro pugile. Che deve prima il destro di Castiglione e poi il sinistro di Lagos. Seguire un destro in uscita. Il destro di Lagos arretrando. Colpo non potente ma che blocca l'avanzata di Castiglione. Ancora il sinistro di Lagos che Castiglione riesce a schivare. Attenzione alla testa. Sì, attenzione. Ha pareggiato l'arbitro per una per la testata e una gomitata dell'altro. Però Castiglione è qua dico che non è abituato alle battaglie. Quando sente una scorrettezza lui guarda l'arbitro, l'altro continua a menare invece. Destro di Castiglione, bellissimo. Bellissimo colpo questo. Ancora il schivato millimetricamente questo colpo e termina anche la decima ripresa. È una decima ripresa. Sono riprese che dare il vantaggio a uno o all'altro sono sul rasoio, ecco, queste sono veramente riprese di io qui qual valore la posso dare io personalmente, la darei a Castiglione in virtù del fatto dell'iniziativa costantemente nelle sue mani. Anche se anche il numero di colpi forse è più, diciamo, forse più belli. Il argentino è più composto perché ha una difesa molto stretta. Ecco, rivediamo intanto. Ecco, riesce ad evitare certi colpi. In tutti i casi il combattimento l'ha fatto completamente Castiglione. Castiglione che si muove di più. Cerca il bersaglio. Calma, lucidità. Serve solo questo, serve, ok? Vamolo.
sono molto sollecitati all'angolo di Castiglione, tengono su bene il pugile. Certo, bisogna Matteo praticamente è la sua ombra, batte bene Castiglione. Intanto Palagos ha il suo da fare Brian Gary. Hola. No. Niente. Infatti l'abito si è subito accorto. Scivola Castiglione in sinistro a vuoto per fortuna di Lagos. Sì, Lagos direi sinistro che terribile, sembra essere più potente di quanto non sia. La sensazione che mi auguro venga poi smentita dai fatti è che il Lagos ne abbia di più in questo finale di combattimento. Sì. Aggredisce, ma mal gliene incorre perché Castiglione riesce a colpire molto bene e sopperisce chiaramente. Ancora alla il fatica. Tempo viene richiamato, sì, c'è un nastro di guantone che si sta slacciando. Sopperisce con il cuore. Sì, vediamo, tutto a posto. Intanto Matteo ne approfitta. L'abito dice no, taglia il nastro che si è staccato. Ma chiaramente tra l'inglese di Gary e il pugliese di Matteo non vi è molta assonanza, evidentemente. Ecco, adesso ovviamente siamo riusciti a capire. Benissimo, si può ricominciare. Molto protagonista. È partito invece proprio il pugile argentino. Lega bene Castiglione. Ma nella bagarre comunque anche Castiglione non si tira indietro, sarà più esperto sicuramente Lagos, se lo sta dimostrando. Ma anche Luigi Castiglione, quando si da stringere i denti, è di una generosità. Sì, colpisce bene Castiglione. Castiglione dimostra una generosità incredibile. Si accorge questa volta della gomitata di Lagos l'arbitro. È ancora il gomito che è riuscito a bloccare questa volta Castiglione. Quando ho detto che è abituato ai ring del Sud America, intendevo anche questo. Sì. È il destro di Castiglione. Stupendo. Intanto scivola l'arbitro Gary all'angolo. Stava per andare al tappeto l'arbitro americano. C'è un po' di acqua per terra all'angolo di Lagos. Spinge anche Castiglione. Lagos fa la mammoletta in questa fase. Ha un bel da fare l'arbitro Gary per seguire. Sì, ma tiene i pugili in pugno da vicino. Sì, tiene in pugno il combattimento molto bene. Peraltro i due sono scorretti quel tanto che basta, non di più. Destro di Castiglione, reagisce Lagos, fa buona guardia in pugno di San Severo, poi tocca e dopo il galletto, bravo, destro il segno. Sì, fa qualificare. Sì. Sì, guarda verso l'arbitro, guarda verso l'angolo, vai così, il colpo c'è di contro. Il colpo c'è stato in maniera perfetta, era sbilanciato sulle gambe ed è finito al tappeto. Adesso grande reazione di Lagos, ci sarà sicuramente, deve stare attentissimo Luigi in questa fase. Il colpo lo ha messo ancora Castiglione, poi lega. Questa dovrebbe essere l'azione che potrebbe aver sancito il combattimento. E termina la ripresa. Tutta per il argentino non si dà, ma adesso non si dà per convinto di questo colpo. Tomassetti ci riproporrà. No, ma lo vediamo che il colpo lo prende e finisce a terra. Intanto non c'è dubbio. Al mento pulito. Ancora un attimo per rivedere questa fase. Eccolo qui. Destro pulito da parte di Castiglione. Lo rivediamo da un'altra angolazione. Che prima schiva e poi rientra. Eccoli. Preso. Colpo pulito. Sì, non è che fosse nelle condizioni di cadere per spinta, è andato in seguito a terra ad un colpo preciso. Colpo al che mento. Per un attimo ha avuto l'effetto saporitero. Colpo al mento preciso. Eccolo qui. Rimane ancora. Sì. Non era neanche sbilanciato, non era. Per cui neanche lui era. Adesso assisteremo a un incontro, all'ultima ripresa, a una ripresa di battaglia. Sinistro di Lagos in apertura, poi tenta di legare Castiglione, si abbassa Lagos. Deve combattere Castiglione, non deve dare. Questa volta occorre fare una ripresa con la clava in
si ferma e colpisce col destro. I gomiti di Lagos. Adesso anche Gucci argentino si è ferito. Fase difficilissima del combattimento. Ancora Castiglione si difende e combatte. Da un cenno di diniego Lagos, ma direi che il valore del notte punto qui in destra Castiglione d'incontro sull'attacco di Lagos. Un colpo scorretto dell'argentino. Sì, e i gomiti di Lagos ancora. Tuttavia i colpi migliori in questa ripresa sono comunque di Castiglione, che riesce a mantenersi su una e linea... ad infilare un bellissimo destro. Poi lega, incalza Lagos, però perde lucidità. Bravo Luigi a non perdere a sua volta la linea pugilistica giusta. Grandissimo il tifo qui nel Palasport di San Severo, il destro di Castiglione. Deve continuare. Sì, più non fresco farsi... l'argentino. Sì. Ma ha dimostrato più furti del vice forse Castiglione. A questo punto mi sembra che non ci debbano essere dei grossi problemi, anche se il giudizio dei giudici d'angolo non si sa quale potrà essere. Lega Castiglione, se la prende con non so chi Lagos, ma mi pare che va ancora il destro di Castiglione. Mi pare che il nostro pugile abbia combattuto nei limiti previsti. Lega, si arrabbia Lagos perché Lega, che deve fare? A questo punto del match certo. Deve poter fare anche questo. Ma sicuramente, ci sta tutto, ci sta, no? E poi occorre anche dire che quando c'è poi da colpire non si fa pregare Castiglione. Forse questa ultima ripresa sta legando un po' troppo, ma va bene così, deve difendere il titolo mondiale. Sì, certo, deve difendere il titolo mondiale, quello che ha guadagnato nella ripresa precedente è questo. Scaglia con tutte le proprie forze Lagos, l'avversario, e Lagos cerca di influenzare, ma ringrazia la gente di San Severo, ma l'incontro non può non averlo vinto. Questa ripresa sì. Questa ripresa l'ha vinta, vediamo sì, un attimo. Facciamo un po' di conti. 118, 1, 2, 4, 5, 115. Avrebbe a 3 punti per Castiglione. Sì, sono molti, anche perché abbiamo dato molte riprese pari dove poteva esserci una diversa votazione, dici? Una diversa valutazione di il minimo che poteva cambiare. Vediamo. Il giudizio degli arbitri giudici. Vediamo se riesco davvero. Eccolo qui, io cercavo Vicinillo un microfono. In attesa del verdetto abbiamo il neocampione mondiale dei pesi welter, versione WBO, Michele Vicinillo. Michele, noi abbiamo 3 punti per Castiglione. Giusti, anche perché è stato un match molto bello, molto spettacolare, hanno avuto un grande ritmo, ha trovato un argentino che comunque non le ha fatto fare tutto quello che voleva Castiglione, col suo mestiere è riuscito ad imbrigliarlo e ci sono state le riprese in cui ha avuto difficoltà proprio Castiglione a entrare nella guerra. Beh, un bel avversario comunque, esperto, cattivo e giusto direi. Sì, infatti ha molte esperienze e non le ha fatto fare il suo pugilato Castiglione. Castiglione ha avuto il suo da fare, ma anche tu mi pare lì con la tua piccolina, mi pare che stava piangendo prima, no? Sì, no, aveva sonno, e a quest'ora forse è un'eroina quella piccola bimba, sì, lì. L'amore per il ring state passando anche a lei. Abbiamo qua un po' di cartellini, ci arrivo in anteprima. Abbiamo 2 punti per Castiglione, 2 punti per Castiglione,
9 punti per Castiglione che sono troppi. Beh sì, sicuramente per la Pesina. Beh però ho questi 2-2, sì, insomma, sì. Va bene, ci siamo. C'è un giudice che ha esagerato. Che tu hai dato? Beh sì. I tre punti nostri mi pare che siano nella correttezza. Questo vedo di capire perché è così. Questi 8 punti o 9 che sono tanti, nel contare, come abbiamo detto, il pari può essere. Sentiamo intanto. Infatti 114-112, ieri. 115-112. Carter, 108-109 e vince Castiglione con una vedetta unanime, ma come detto, 9 punti sono troppi, ma giustamente Nino Benvenuti ricordava che nelle riprese noi diamo pari con la preferenza e i giudici possono dare invece la ripresa a un pugile o all'altro, esatto. Chiaramente. È stato un match difficile per Castiglione perché ha trovato un avversario che fino all'ultimo lo ha tenuto alla corda. Non gli ha dato muro di box high, l'ha tenuto sempre lì alle strette col suo mestiere e gli ha creato qualche problema a Castiglione. Michele, in attesa che arrivi, se riesce ad arrivare Castiglione, ti stai riposando in questo momento, tu ti stai beando il tuo titolo. Nessuno meglio di te, insomma, in questo momento. No, in questo momento no. Ecco, riusciamo ad avere, grazie intanto a Michele Piccirillo, riusciamo ad avere Castiglione, anche perché c'è Aulla che preme a questo punto. Aulla con il titolo italiano dei superleggeri tra Branco e Bertozzi, eccolo qua, riusciamo ad averlo finalmente. Complimenti Luigi, un incontro difficile contro un avversario bravo ma scorbutico. Alla fine più che la classe è dovuto mettere dentro volontà e cuore, mi pare. Cuore tantissimo non voluto mettere. Poi con i guardi a destra, è un match, sono sempre un match di più. Sai che il primo match l'ho perso con Pizzimula Chan, un guardia a destra. Io mi trovo un po' male con i guardi a destra. Oggi devo migliorare sul guardia a destra. Anche il cuore mi ha aiutato tantissimo, c'è il pubblico sansevese. Hai trovato che il tuo avversario aveva il pugno pesante? No, pugno pesante niente, è soltanto che sua guardia destra mi ingarbuglia un po' le idee. Senti, quando lui ti ha colpito basso, l'abito aveva dato il break mi pare, poi lui ha colpito nuovamente. No, mi ha colpito, il primo è stato qua, sì. E la cintura mi si è alzata e mi ha preso, il secondo è stato proprio colpo basso. Il primo è stato tra il basso e una via di mezzo, poi è stato sempre un colpo al di sotto della cintura. Luigi, una battaglia anche questa sera, adesso ti puoi riposare, mi pare. Sì, mi devo riposare e spero che non ritorno più dopo 6 mesi sul ring, ma qualche mese in più, prima. Ma poi chiudiamo, ma San Severo, il sindaco e compagnia, ma hanno capito il tuo appello dell'altra volta quando chiedevi? Il sindaco e l'amministrazione di San Severo si è dimostrato per l'ennesima volta idoneo a invitarmi per difendere il mio mondiale. Io lo ringrazio tantissimo, so che anche hanno fatto i salti mortali per fare questo mondiale. Io continuo per la mia strada, loro ci pensano pure loro per la loro. Benissimo, grazie Castiglione e complimenti. Sì, come no. Posso dedicarle domani a tutte le mamme e quei ragazzi che hanno tanto bisogno della campagna. Questo glielo dedico pure a loro. Sì, hai fatto bene a ricordarlo perché anche da parte nostra direi il pensiero è per coloro che in questo momento stanno soffrendo più di noi. Stretta di mano fra i due campioni del mondo, tra Michele Piccirillo e Luigi Castiglione, direi Nino che possiamo chiudere. Sì, e dare la linea, sì, interessante. Certo, direttamente la linea allora a Daulla, ringraziando il giornalista Giancarlo Tomassetti, a Daulla per il titolo italiano Branco Bertozzi. Grazie e tutto, buonanotte.